Oggi, 4 novembre, festa nazionale delle Forze Armate, anniversario della fine del primo conflitto mondiale. L'alzabandiera, oggi alla caserma Nicolai di Piazza Cittadella, presenti anche diverse scolaresche che hanno potuto vivere da vicino il momento solenne. Le celebrazioni ufficiali, cui hanno partecipato autorità civili e militari, oltre ai rappresentanti di enti e associazioni, iniziate poi nella chiesa di San Francesco. La guerra più dura è la guerra contro se stessi. Queste le parole del celebrante, Monsignor Giuseppe Illica, vicario generale della diocesi. Concluso il rito in chiesa, in corteo, alla Piazza dei Cavalli, sulle note della banda Ponchielli, l'ingresso nella piazza delle rappresentanti delle forze armate, bandiere, vessilli, gagliardetti, il gonfalone della città di Piacenza, medaglia d'oro. Poi i messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro della Difesa, il contributo del Sindaco Dosi e del Presidente della Provincia Trespidi, Don Bruno Crotti, Cappellano militare, ha benedetto le corone d'alloro deposte alle lapidi dei caduti di tutte le guerre. Ha concluso la cerimonia il colonnello Claudio Totteri, comandante del presidio. Infine, sciogliete le righe, un suono di tromba, l'inno d'Italia, la commozione e gli applausi dei cittadini presenti.